Ciao Tatine, il video che ho deciso di registrare oggi è un video tag nel quale sono stata invitata da Serena, che ringrazio e saluto. Lei è l'ideatrice di questo tag che si intitola Call Time Colors e che si ispira appunto ai colori del periodo freddo, che sono i colori dell'autunno e dell'inverno. Serena si è ispirata a 9 tematiche, diciamo così. E su queste 9 tematiche dobbiamo scegliere uno o più prodotti che appunto ci ricordano quel determinato colore. Il punto 10 è un punto opzionale, quindi sono due o tre prodotti che noi possiamo scegliere nella nostra collezione che ci ricordano appunto l'autunno o l'inverno. Comincio subito. Il primo punto a cui mi devo ispirare, guardo qua nel mio quadernetto, sono le foglie. Per ispirarmi alle foglie, io ho scelto un ombretto che è un ombretto di Wicon che ho comprato quest'estate ed è un bellissimo verde molto 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 scuro. Ora mi posso avvicinare perché tanto sto registrando con la videocamera e lei mette a fuoco tutto. È il colore 212 e se notate è questo bel verde molto 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 scuro con delle venuzze dorate. È molto bello applicato. Allora, questo è sul dito, davvero un colore molto intenso. Riesco a fare dei trucchi molto molto scuri con questo ombretto. E questa è poi l'applicazione sulla mano. Come vedete, alla fine risulta un bel colore verde oro, davvero molto bello, ancora più bello se lo si va ad intensificare con un nero. E l'ho scelto per ispirarmi alle foglie, dato che è vero, le foglie di base per me sono verdi, anche perché io amo il periodo estivo. Però queste venuzze dorate dell'ombretto mi ricordano appunto il colore delle foglie d'autunno che cominciano ad ingiallire, a diventare arancioni, quasi una sorta di dorato, quindi l'ho scelto proprio per questo motivo. Il punto numero 2 è il cielo, è per me il cielo d'autunno ed inverno, da quando non vivo più in Sardegna, purtroppo è sempre plumbeo, è sempre grigio, quindi per ispirarmi al cielo ho scelto questa matita qua che è di Pupa. Non so quanto possa avvicinarmi per farvela vedere. È una matita grigia scurissima, è un Casual Kohl Pencil e il numero è lo 07. Ve la faccio vedere anche sulla mano. Ha una punta davvero molto 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 morbida, ha un tratto davvero morbido, scorrevolissimo ed è bella anche da sfumare. Come vedete, appena toccata, si sfuma davvero molto 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 bene. E appunto questo colore grigio, grigio così scuro, mi ricorda il cielo d'autunno ed inverno, anche se devo ringraziare, ogni tanto spunta fuori il sole che mi fa dimenticare che il periodaccio è abbastanza lungo qua. Il punto numero 3 sono i tramonti e ispirandomi ai tramonti, mi è venuta in mente questa palette favolosa di Zoeva che è la Warm Shimmer. Me l'avete già vista utilizzare tante volte. Tra l'altro, ho ideato qualche tempo fa un make-up che si intitolava Golden Sunset, se non sbaglio, ispirandomi appunto ai colori del tramonto e utilizzando tutta questa parte bellissima, o meglio, utilizzando alcuni di questi colori. Ho scelto questa palette proprio perché questa parte qua, questa bella rosata, dorata, calda, mi ricorda tutti i colori del tramonto. Come vedete, ci sono tutti questi che tendono sul rosso, tutti i colori che sono sul dorato, qualcuno sul violaceo, i marroni, quindi non potevo scegliere nient'altro che mi facesse pensare ai tramonti, perché nonostante si vedano pochissimi tramonti qui al nord, la verità è che quelli che riusciamo a vedere, quindi quando scorgiamo il sole ogni tanto, anche d'inverno, sono dei tramonti pazzeschi che ci regalano dei colori bellissimi. Quindi ho scelto per i tramonti la mia palette di Zoeva. Al punto numero 4 c'è la cioccolata calda e per cioccolata calda, quando ho letto il punto, mi è venuto subito in mente un pigmento di Essence che si chiama proprio Box of Chocolate ed è il numero 3. Ve lo faccio vedere anche swatchato perché secondo me è un pigmento davvero favoloso. È super 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 glitterato. Ora vado a spargerlo, eccolo qua. Ha un sacco di glitter che sicuramente come arriva la luce riuscite a vedere e non potevo che scegliere questo perché il nome ovviamente non può essere più azzeccato. E poi un altro prodotto che ho scelto sempre ispirandomi alla cioccolata calda è questo ombretto della Pupa Vamp, il numero 104.
che è questo bel marrone, forse ve l'ho già fatto vedere qualche tempo fa quando l'avevo acquistato ed è davvero un marrone bellissimo. Guardate qua che bel color cioccolato, è questo qui. Lo faccio vedere anche applicato, eccolo qui. Bello, bello intenso e mentre l'altro rimane tanto glitterato, questo è un bellissimo marrone shimmer, quindi due colori che mi ricordano tantissimo la cioccolata calda, sono assolutamente l'ideale per riportare alla mente appunto la cioccolata. Poi il punto numero 5 è il camino, e in questo sono un po' anomala perché se penso al camino non mi viene in mente tanto il colore della brace, dei carboni e quant'altro, ma mi viene in mente qualcosa di caldo. E nella mia collezione, se devo pensare a qualcosa di caldo, mi viene in mente la terra. Quindi in questo caso ho scelto di farvi vedere una terra. Scusate se lercio, so che non è bella da far vedere, però è così. Anche perché qua c'era sopra lo scotch che non sono riuscita a togliere, quindi è rimasta tutta impastrocchiata. Ad ogni modo, ho scelto come terra questa qua di Deborah, che è una terra bellissima. L'ho comprata quest'estate, davvero splendida. La colorazione della mia è la numero. Mi pare fosse la numero 2, però si è rotto proprio nel punto in cui c'era il numero e non riesco a dirvelo. Ed è una terra davvero splendida, ha una pigmentazione altissima, ha una colorazione molto bella, è super satinata ed è una terra che utilizzo sempre, sia d'estate che d'inverno, perché si presta tantissimo anche per realizzare il contouring. Secondo me è splendido, ovviamente non per tutto il viso come faccio d'estate perché purtroppo torno bianca cadaverica, però per fare il contouring è davvero l'ideale. Quindi pensando al camino mi viene in mente soltanto qualcosa di caldo come la terra. Il punto numero 6 è la neve e per la neve ho scelto un ombretto anche stavolta ed è un ombretto di Kiko, è questo qua che è il numero, se non sbaglio, 29, anche in questo caso purtroppo si è cancellato tantissimo dietro, quindi non si riesce a leggere bene, ma sembra un 29 ed è questo bianco qua, pieno 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 di micro glitter che mi fa appunto pensare alla neve. Che comunque di per sé è un fenomeno bellissimo, anche se io non l'amo particolarmente, riconosco che sia molto bella da vedere. E ho scelto appunto il bianco, che voi forse non riuscite a vedere benissimo per via della luce molto forte, però è un bianco pieno di glitterini, e proprio il glitter mi fa pensare a questa cosa magica che viene giù dal cielo. Diciamo che la parte iniziale dell'inverno è molto bella, quando cominciano le prime nevicate, poi che diventa un po' brutta, per me è quasi insopportabile, però ci sono molte cose dell'inverno che riesco ad apprezzare pure io. E niente, quindi questo per me è il colore della neve. Poi al punto numero 7, Serena ha deciso di inserire l'agrifoglio, che è una pianta tipica appunto del periodo invernale, che a me fa pensare tantissimo al Natale. L'agrifoglio si compone di due colori, che sono il verde, un verde molto molto scuro, molto intenso, e un rosso. Ed io in questo caso ho selezionato due prodotti, il più verde di tutta la mia collezione, che è questa matita di Zoeva, che si chiama. Good Karma è una graphic eyes, hanno avuto veramente un successo infinito le graphic eyes, a me piacciono tantissimo, ne ho due nella mia collezione, ma vorrei prendere anche tutte le altre perché sono davvero splendide. E questo è un verde appunto bellissimo, ve lo faccio vedere sulla mano. Una pigmentazione davvero molto 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 elevata, un verde brillante e molto molto intenso, quindi sicuramente questo è il colore che mi ricorda di più le foglie dell'agrifoglio, mentre come rosso per identificare appunto le palline dell'agrifoglio non potevo che scegliere il mio rossetto più rosso in assoluto, che è il numero 45 di Make Up Forever, è un rossetto che adoro, voi lo sapete perché vi do ogni tanto il tormento con questo rossetto e secondo me non c'è rosso più bello, almeno tra quelli che ho io, questo è sicuramente il più bello. È un po' tendente al fucsia, però è davvero un rosso spettacolare. E questi due, appunto, sono i colori dell'agrifoglio per me. Al punto numero 8 ci sono le decorazioni natalizie e come decorazioni natalizie mi è venuto in mente anche stavolta un ombretto e niente di più che questo ombretto qua dorato mi ricorda le decorazioni natalizie. L'ho già aperto, questo è un Pupa Vamp ed è il famosissimo numero 101, vi faccio vedere anche la sua colorazione sperando di non impastocchiarmi con la mano sinistra. Eccolo qua, questo è sul dito, un colore davvero pigmentatissimo, ma di questi prodotti vi ho già parlato. E questo è sulla mano.
davvero un colore splendido, molto molto lucido. Secondo me, tra l'altro, il dorato è anche il colore dell'inverno, comunque principalmente del Natale. Non si può immaginare un Natale, secondo me, senza il rosso e l'oro. Poi al punto numero 9, Serena inserisce i dolci. E a me per dolci viene in mente, non so per quale motivo, mi vengono in mente dei dolci caramellati. Che non sono proprio tipici del Natale, però non so perché mi vengono in mente dei dolci caramellati. Quindi sono andata a scovare nella mia collezione quel colore che più si avvicinava al caramello e ho trovato questo smaltino qua che è della nuova collezione in gel, il Lasting Color Gel di Pupa, ed è quello che più si avvicina appunto al caramello. È esattamente questo, il numero 50, ed è un colore che sto super adorando, che metto tantissimo adesso nel periodo invernale. E questi marroncini così sulle unghie che danno proprio questo aspetto di mano pulita, molto curata, mi piacciono tantissimo da indossare in questo periodo freddo. Al numero 10 ci sono due o tre prodotti bonus, prodotti opzionali, e come nel caso di Serena, anche a me d'inverno, o meglio più d'autunno che d'inverno, mi viene una voglia pazzesca di color borgogna, di viola, di vinaccia. Quindi ho selezionato in tutto quattro prodotti, so che erano due o tre, però io ne ho selezionato qualcuno, diciamo qualcuno in più opzionale. E ho scelto due rossetti, uno è quello che indosso ed è questo rossetto qua, il numero 107 della Rimmel della collezione Kate, questo qua col packaging rosso. Questo l'ho comprato da poco ed è uno dei colori che più mi piacciono in questo periodo, ve lo faccio vedere sulla mano come al solito. Eccolo qua, è questo qui, che è davvero un colore molto 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 bello. È un rosso tendente al vinaccia, ecco, non ha tantissime altre spiegazioni. E poi l'altro che ho scelto è il numero 02, il Latex Like Lipstick della collezione Dark Heroine di Kiko, che è un altro colore favoloso e questo in questo caso si avvicina molto di più al viola. Ve lo faccio vedere sempre swatchato sulla mano. E quest'ultimo qua, vedete com'è più violaceo, davvero molto 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 bello anche questo, bellissimo da indossare sulle labbra, molto leggero, tiene a lungo, davvero un colore ottimo e un buon prodotto, devo essere sincera. Gli altri due prodottini che ho scelto sono tutti e due di Kiko, sono due new entry nella mia collezione e uno è questo Super Color Mascara, il numero 05. Io ho degli altri Super Color. Questo è il più particolare che ho perché generalmente utilizzo il marrone, invece questa volta ho voluto esagerare e ho preso proprio il viola. Questo, diciamo, questo marrone esasperato tendente al vinaccia, ecco, non è proprio un viola vero e proprio. E niente, mi piace, è bellissimo, lo sto indossando tantissimo, ce l'ho anche adesso. Ho deciso di metterlo oggi perché avevo questo trucco un po' sul viola e con gli occhi molto intensi mi piace tantissimo. Quindi questo è uno dei prodotti che sto utilizzando di più in questo periodo e che, come tanti altri, sono sul viola e sul vinaccia. E non per essere pallosa, però anche la matita che vi faccio vedere, che è sempre di Kiko, è sul viola, è la 114. Finalmente una matita di Kiko che mi piace davvero. Questa è molto 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 bella, ha un bel tratto deciso, va bene sia dentro che fuori dall'occhio. Io oggi l'ho messa dentro ed è splendida. Tra l'altro, se avete gli occhi castani come me, questo genere di matita, o meglio questo colore qua, fa risaltare le venuzze verdine che ci sono nei vostri occhi e quindi li schiarisce. Quindi se vi interessa sappiate che questo colore vi aiuta tantissimo a schiarire l'occhio, ecco. Come matita mi piace molto, è un col, anzi è un casual col, è molto bella, devo essere sincera, la punta è morbidissima, si stende bene, si sfuma bene e non cola. Questa è una cosa secondo me molto importante per le matite, soprattutto se si tratta di matite appunto così low cost. Quindi questi erano davvero tutti i prodotti che ho selezionato per il tag Cold Time Colors. Ringrazio ancora Serena per avermi taggata, per avermi chiesto di farlo. Mi fa davvero piacere partecipare a questo tag, anche se poi io sai che sono limitatissimo con il tempo, purtroppo non riesco a stare dietro a troppi tag. Quando posso, ovviamente li faccio con molto piacere e ti chiedo infatti anche scusa per il ritardo. Comunque,
Per chi avesse seguito il tag, se vi fa piacere vedere anche il tag di Serena e delle altre ragazze, trovate giù nell'info box il link al canale di Serena. Poi semplicemente digitando Cold Time Colors potete trovare anche tutti gli altri video tag fatti dalle altre ragazze. Vi estendo, ovviamente, essendo un tag, vi estendo anche la possibilità di farlo a vostra volta. Se vi piace, come alternativa al solito tag autunnale, quello che si è visto e stravisto ormai in tutte le lingue, se vi fa piacere potete optare per questa versione di tag autunnale che sapete che mi fa piacere vedere. Quindi, come al solito, grazie per aver guardato il video e un grosso bacio a tutte. Ciao!